E qui siamo a Bergamo per Atalanta-Livorno allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, la prima sintesi di questa puntata di 91esimo minuto. Con l'Antuono a tutti a disposizione nel Livorno, invece Arrigoni schiera Coppola, arrivato dal Messina in cambio dell'esterno giallombardo. Coppola va in campo dal primo minuto, il calcio d'inizio è del Livorno, inquadrato Arrigoni, ma è subito l'Atalanta in avanti. Zampagna, il tiro in scivolata di Zampagna, il tiro però è fuori misura, ci arriva male l'attaccante dell'Atalanta. Ancora l'Atalanta in avanti, ancora con Zampagna, ci prova ancora la parata sicura di Amelia a terra. Rivediamo, il portiere del Livorno blocca sicuro, ancora in avanti l'Atalanta, Doni all'indietro, il tiro, la palla sfila al lato della porta del Livorno, inquadrato Cristiano Doni, adesso è Doni per Zampagna. Zampagna gli restituisce il pallone, il tiro di Doni e il gol. Atalanta in vantaggio al 38esimo del primo tempo, l'esultanza di Colantuono. E adesso vediamo i giocatori dell'Atalanta che si abbracciano, vediamo l'assist di Zampagna per Doni, il gran destro dal limite dell'area, non lascia scampo ad Amelia, è l'ottavo centro in campionato per Cristiano Doni. Ancora l'Atalanta, Migliaccio per Adriano, il cross al centro di Adriano e ancora Doni, il gol, il raddoppio. Siamo nel recupero del primo tempo, al primo minuto di recupero della prima frazione, l'Atalanta raddoppia con la doppietta personale di Cristiano Doni, 9 gol per lui in campionato. Rivediamo il cross dalla destra di Adriano, il colpo di testa di Doni che batte per la seconda volta Amelia. Dunque l'Atalanta raddoppia proprio nel finale del primo tempo, l'arbitro dice che può bastare così, l'arbitro è Luca Marelli della sezione di Como. Si va al riposo con l'Atalanta in vantaggio per 2-0, qui siamo già nella ripresa, c'è questo fallo di Coppola che viene espulso per somma di ammonizioni, era già ammonito Coppola, commette questa ingenuità. Intervento troppo irruento proprio al primo minuto della ripresa. L'Atalanta rimane in 10, il Livorno rimane in 10, scusate, ma la formazione toscana accorcia le distanze con Ferzel al 53esimo, dunque all'ottavo della ripresa. Rivediamo il tiro di Lucarelli, la palla sulla traversa, il tap-in vincente del francese Ferzel. E dunque riapre a sorpresa la partita il Livorno che, come abbiamo detto, è in inferiorità numerica dal primo minuto del secondo tempo per l'espulsione di Coppola. Ma adesso è l'Atalanta ancora in avanti con Donati. Donati entra in area, il tiro ed il gol. Il 3-1 dell'Atalanta con Donati. Primo centro in questo campionato per lui, l'esultanza come quella di Francesco Totti. Il pollice in bocca per Donati. Siamo al 57esimo, dunque l'Atalanta allunga di nuovo, 3-1 sul Livorno. Colantuono trova comunque il modo di arrabbiarsi con i suoi giocatori. Rivediamo il replay del gol, Donati che salta Rezaei, entra in area e batte Amelia, il 3-1. Dunque Amelia ha battuto per la terza volta, ora è Zampagna, la sponda di Doni per Ariatti. C'è comunque un fischio dell'arbitro Marelli, il calcio di punizione in favore del Livorno. Ora c'è questo calcio d'angolo, Adriano sul pallone, il cross al centro, il colpo di testa di Loria, la parata di Amelia, il gol di Ariatti al 67esimo, proprio alla metà del secondo tempo. Atalanta dilaga 4-1, ma vediamo, il gol di Ariatti è viziato da un fuorigioco perché sul colpo di testa di Loria Ariatti era oltre la linea dei difensori del Livorno. Dunque 4-1, adesso il Livorno ci prova ancora, non si arrende, ancora una traversa di Cristiano Lucarelli. Lo rivediamo, stavolta non c'è nessun suo compagno pronto per la ribattuta vincente come in occasione del gol di Ferzel. Adesso la punizione, la traversa, il legno stavolta viene colpito da Bombardini, dall'Atalanta. Lo rivediamo, era il palo. Non ci sarebbe arrivato Amelia. Ancora l'Atalanta in avanti che sfrutta la superiorità numerica. Ventola
Adriano, il cross al centro, il colpo di testa di Ventola e il 5-1. Proprio al 95esimo, siamo al quinto minuto di recupero. Ventola mette a segno il suo quinto gol in campionato. E vediamo ancora un assist, l'ennesimo assist vincente di Adriano. E il colpo di testa di Ventola che batte ancora Amelia. Finisce così dunque l'Atalanta, travolge il Livorno per 5-1. Questa pesante sconfitta costa la panchina ad Arrigoni.